Ragazzi, bentrovati. Terza e ultima lezione sulla cinetica chimica, cioè su quella branca della chimica che si occupa di farci capire quali sono i fattori che influiscono la velocità, che influiscono sulla velocità di una reazione chimica, di una trasformazione chimica. E nella lezione precedente ci siamo soffermati soprattutto sulle equazioni cinetiche e su quello che è considerato uno dei parametri più importanti che influiscono sulla velocità di reazione, vale a dire la concentrazione dei reagenti. Ne esistono altri di fattori che influiscono sulla velocità di reazione, li vedete qui elencati sostanzialmente, ma diciamo che di alcuni di questi abbiamo parlato della temperatura, abbiamo parlato anche della natura dei reagenti, della forma che le molecole di reagenti hanno e del modo della posizione reciproca con la quale vengono a contatto. Non abbiamo ancora parlato di superficie di contatto tra i reagenti, lo faremo oggi, e anche della presenza di catalizzatori. La parola catalizzatore non vi è nuova, sapete che sono sostanze che non partecipano in maniera diretta come reagenti alla reazione, ma che hanno la capacità di accelerarla anche di parecchio. Allora, andiamo a parlare di energia di attivazione oggi. Ritroviamo dei grafici con i quali abbiamo già un po' di familiarità. Li vedremo nella prossima slide. Allora, l'energia di attivazione è una sorta di scalino energetico che occorre superare affinché i reagenti possano in qualche modo dare origine ai prodotti in maniera spontanea. È un po' come trovarsi sulla cima di una montagna con un paio di sci per scendere. Okay, dalla montagna noi scendiamo spontaneamente gli sci perché la forza di gravità ci trascina verso valle, ma per cominciare dobbiamo darci una piccola spinta iniziale, d'accordo? Allora andiamo a vederla un po' dal punto di vista grafica questa questione. E questo è un grafico XY con il quale avete già un minimo di familiarità. In ascisse abbiamo sostanzialmente il tempo, qua viene chiamato parametro di reazione, ma potremmo mettere il tempo, lo scorrere della reazione, e in ordinate abbiamo il quantitativo energetico delle sostanze che si trovano coinvolte in questa reazione, che è una reazione che porta a partire dal biossido di azoto e dal monossido di carbonio, vedete qui, alla formazione di monossido di azoto e di CO2, di anidride carbonica. Nel momento in cui noi abbiamo a che fare con i reagenti hanno un determinato contenuto energetico che è dato da questo valore delle ordinate, d'accordo? Mentre i prodotti hanno un contenuto energetico più basso. Questo dalla termodinamica vi dice che cosa? Che i prodotti sono più stabili dei reagenti. Però passare dai prodotti ai reagenti non è una cosa immediata perché i reagenti devono in qualche modo interagire tra di loro, devono urtarsi e con un urto che sia efficace. L'urto efficace ha bisogno di energia per avvenire, sostanzialmente è un'energia di tipo cinetico. Un urto efficace porta alla formazione di un complesso, una sorta di mole, di un composto di transizione tra reagenti e prodotti che viene chiamato stato di transizione o complesso attivato, una sorta di complesso atomico che è il preludio alla formazione dei prodotti. Per passare però, guardate bene, dai reagenti al complesso attivato è necessario superare una sorta di scalino energetico che viene chiamato in chimica energia di attivazione. Questa energia di attivazione è determinante. Perché? Perché è determinante nello stabilire quanto veloce è la reazione, perché se l'energia di attivazione è alta, la reazione avviene lentamente. Se l'energia di attivazione è bassa, e la reazione avviene più velocemente. Qui vediamo meglio questo grafico, la reazione con i reagenti qui a sinistra e i prodotti qui a destra. Andiamo a vedere un po' di cose che già sapete in realtà. Qui l'energia di attivazione è data da questo scalino energetico tra reagenti e complesso attivato, lo vedete, vale 132 kJ solitamente per mole di reagente, ok? E in pratica rappresenta appunto lo scalino energetico che va superato, questa sorta di spintarella che serve allo sciatore per cominciare la discesa.
Nel momento in cui la discesa comincia, si passa spontaneamente dal complesso attivato ai prodotti, che in questo caso hanno un contenuto energetico minore dei reagenti. E questo comporta un qualcosa che voi sapete dallo studio della termodinamica che abbiamo fatto in quarta, vi ricordate, all'inizio anno, cioè la differenza di energia, di contenuto energetico tra i reagenti, vedete qui, e i prodotti, è chiamato delta H, cioè sostanzialmente la variazione di entalpia, quindi il calore e la differenza energetica tra reagenti e prodotti. Questa reazione comporta un rilascio di energia che si traduce in una minore energia dei prodotti rispetto ai reagenti. Questo contenuto energetico è stato rilasciato sotto forma di calore. Questo significa che i prodotti sono più stabili dei reagenti, d'accordo? Che invece hanno un contenuto di energia più alto, il che significa una maggiore instabilità dei legami che formano i reagenti stessi. D'accordo? Quindi queste sono cose abbastanza familiari. Allora, scusate, qui nel grafico c'è scritto anche energia di attivazione inversa, che vale 358 kJ. Che cos'è? È quello scalino energetico molto più alto che bisogna superare per tornare dai prodotti, che in questo caso sono molto stabili e reagiscono con difficoltà, per tornare ai reagenti, cioè per fare la reazione inversa. In questo caso la reazione inversa è più difficile che avvenga, servono condizioni più spinte, più difficili da raggiungere, d'accordo? Proprio perché i prodotti in questo caso sono più stabili dei reagenti. Qui c'è un riassunto molto più schematico, abbiamo i reagenti A più B che hanno un contenuto energetico più alto, naturalmente non è sempre così, a volte i reagenti hanno un contenuto energetico più basso e i prodotti più alto, ma c'è comunque uno scalino di energia di attivazione da superare. Questo è il complesso attivato, l'energia di attivazione è questo e poi abbiamo i prodotti C più D che in questo caso hanno un contenuto energetico più basso, quindi sono più stabili. Anche questa, come questa, è una reazione che comporta un rilascio di energia. Quindi questo grafico altro non è che questo grafico molto più semplificato. E l'energia, quindi qua possiamo, ci sono delle frasi che io in qualche modo vi ho già spiegato prima, quindi il dislivello energetico tra i reagenti e i prodotti corrisponde alla variazione di entalpia, quindi questa. Dopodiché l'esistenza dell'energia di attivazione spiega l'influenza della temperatura sulla velocità di reazione. Eh beh, sì, questa è una frase sulla quale possiamo ragionare ormai a ragion veduta, perché se la temperatura è alta, l'urto avviene con un'energia cinetica maggiore e quindi ha più probabilità di diventare un urto efficace, sempre ammesso che l'orientazione delle molecole che vanno a reagire sia quella giusta. All'aumentare della temperatura aumenta il contenuto energetico delle molecole, ovvero aumenta il numero degli urti efficaci, rendendo più veloce la trasformazione. D'accordo? Quindi vedete, la temperatura è un fattore cruciale nello svolgimento delle reazioni chimiche. I meccanismi di reazione, a volte, come spesso vedremo quest'anno, succede in chimica organica, possono avvenire in due passaggi, cioè alcune reazioni chimiche comportano due passaggi e quindi un grafico di reazione, tempo, diciamo, energia leggermente diverso. Immaginiamo questa reazione. Si parte da alcuni reagenti, non meglio specificati, per arrivare ad alcuni prodotti che sono in qualche modo ad contenuto energetico più basso. I reagenti, però, per trasformarsi in prodotti, devono prima trasformarsi in un prodotto intermedio e poi attraverso un secondo passaggio andarsi a trasformare in prodotti. Badate bene che questi due passaggi comportano due energie di attivazione, una più alta, la prima, e una più bassa. Questo vuol dire che il primo passaggio che porta alla formazione dei prodotti intermedi è più lento perché l'energia di attivazione è maggiore, mentre il secondo passaggio che porta alla formazione dei prodotti veri e propri è più rapido perché l'energia di attivazione è più bassa. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se io sono un chimico devo lavorare in maniera tale da abbassare questa gobba qui, la prima, quella che mi fa da collo di bottiglia in un certo senso.
nel senso che se io ho un passaggio lento e uno veloce, naturalmente lavorerò sul passaggio lento per rendere più veloce il tutto. Per farlo, quindi qua, per farlo, devo lavorare con delle sostanze che si chiamano catalizzatori. Allora, i catalizzatori sono sostanze che accelerano una reazione chimica senza entrarne a far parte e quindi senza consumarsi durante la reazione. Adesso vedremo anche un esempio di come agiscono questi catalizzatori. Sono sostanze altamente specifiche che accelerano soltanto un tipo di reazione. E qui la ricerca delle scienze dei materiali si muove sempre molto, è un campo di applicazione della ricerca chimica molto vivace. Perché trovare un catalizzatore, per una specifica reazione significa accelerare un processo reattivo che può portare in maniera più rapida, più efficiente e quindi con minor dispendio energetico alla formazione di un certo prodotto che per esempio io voglio, commercializzare. In biologia i catalizzatori si chiamano enzimi, sono proteine che, lo sapete già, agiscono in virtù di una loro specifica forma. Questo discorso lo approfondiremo ancora di più in quinta quando parleremo di proteine, okay, e di enzimi che vengono usati in biotecnologie. E quindi sono sostanze di natura proteica che rappresentano la classe a massima specificità, cioè la loro forma specifica permette a questi enzimi di catalizzare singole reazioni. Noi nel nostro organismo abbiamo decine di migliaia di enzimi diversi, ciascuno dei quali catalizza uno specifico passaggio metabolico. Qui questo è il risultato di una reazione nella quale viene usata un catalizzatore. Sì, qui viene considerato il caso biologico, quindi un enzima. In assenza di un enzima, i reagenti devono scavalcare questo scalino energetico per poi portare alla formazione dei prodotti. In presenza dell'enzima questo scalino è più basso, quindi l'energia di attivazione è più bassa, quindi il tempo necessario per passare dai reagenti ai prodotti è più basso. Risultato? La reazione procede con più maggiore velocità. Quindi qui questa è l'energia di attivazione in presenza dell'enzima bassa, questa è l'energia di attivazione in assenza dell'enzima alta, e questa è l'energia complessiva rilasciata durante la reazione con la formazione di prodotti più stabili dei reagenti, anche in questo caso. D'accordo? Ecco qui, vedete, qui il catalizzatore accelera una reazione perché ne abbassa il contenuto di energia di attivazione rispetto al percorso non catalizzato. Anche qui avete un esempio, esistono dei catalizzatori che permettono di abbassare l'energia di attivazione pur comportando la creazione di un nuovo passaggio, cioè sono due passaggi a bassa energia piuttosto che un unico passaggio con un'alta energia di attivazione. D'accordo? Ecco, quindi questo permette di accelerare parecchio le reazioni. Vi faccio un esempio: ecco, i catalizzatori possono essere omogenei se sono nella stessa fase dei reagenti e dei prodotti, oppure eterogenei in una fase diversa dei reagenti e dei prodotti. Vi faccio un esempio. Le molecole di NO, quindi monossido di azoto, su una superficie di platino, tendono a il platino ha la proprietà di separare le molecole, ok? Quindi scusate, di separare gli atomi di azoto da quelli di ossigeno molto più facilmente. E quindi questo vuol dire che ossigeno e azoto si possono riarrangiare insieme a formare ossigeno gassoso e azoto gassoso. Questo tipo di spesso i catalizzatori in chimica inorganica sono metalli di transizione, il platino, il rodio, il palladio, che sono metalli anche abbastanza costosi. Allora, la ricerca su questi metalli è sempre aperta, apertissima direi, e questi metalli però hanno comportato anche dei progressi di tipo tecnologico che conosciamo. Almeno per sentito dire, le famose marmitte catalitiche sono marmitte nelle quali sono contenute delle superfici con questi metalli, tipicamente il palladio e il rodio, che hanno la capacità di fare che cosa? Beh, quando noi bruciamo benzina si formano ossidi, monossido di azoto. Il monossido di azoto è tossico,
Grazie alla marmitta catalitica, una buona parte, non tutte, ma una buona parte delle molecole di monossido di azoto vengono scisse in maniera tale che gli atomi di ossigeno e quelli di azoto si riarrangino tra loro a formare ossigeno e azoto, che sono dei gas assolutamente diffusissimi nell'atmosfera, insieme rappresentano il 99% dell'atmosfera, d'accordo? Quindi le marmitte catalitiche hanno abbassato e di parecchio le emissioni nocive delle automobili che circolano sulle nostre strade. Un ultimo fattore del quale è interessante parlare è la superficie di contatto. È intuitivo. Se io, ad esempio, devo far reagire con l'ossigeno dell'aria del ferro, una certa quantità di ferro, ok? Ad esempio, 1 chilo di ferro, sicuramente. L'ossigeno reagirà più velocemente col ferro, la reazione avverrà più velocemente se ha una maggiore possibilità di interagire con atomini di ferro. E questo quando succede? Succede quando la superficie del ferro è maggiore. Ora, se io ho 1 chilo di ferro sotto forma di, questo è un pezzo di ferro elementare, d'accordo? Se io questo pezzo di ferro lo espongo all'ossigeno avrò una certa velocità di reazione, ma se lo stesso pezzo di ferro lo frantumo in milioni di pezzi, la superficie esposta all'ossigeno aumenta. Ecco qua, vedete? È come avere un cubo, che ne so, di 1 centimetro di lato di ferro, oppure un milione di cubetti che derivano dalla frammentazione di questo cubo. È chiaro che la superficie totale aumenta di un fattore 100, si passa da 6 centimetri quadrati a 600 centimetri quadrati, e questo fa la differenza, nel senso che l'ossigeno è in grado di reagire con il ferro molto più velocemente, proprio perché ha una superficie di contatto 100 volte più grande, d'accordo? Ecco, questa era l'ultima slide, spero di avervi dato una panoramica abbastanza chiara sull'argomento, che è cruciale per capire alcuni processi che verranno studiati in chimica organica. D'accordo? Quindi spero di essere stato chiaro. Grazie, arrivederci.